Oggi impariamo a fare una corda. Allora, intanto cosa abbiamo bisogno per fare una corda? Abbiamo bisogno della macchinetta, non è altro che profilato di alluminio, opportunamente sagomato, con due pezzi che abbiamo controllato, in modo tale che possiamo avere una lunghezza diversa per corde diverse, quindi possiamo fare corde da 62 pollici, 64 pollici, 68 pollici, 70 pollici o viceversa farli esattamente come le vogliamo, della lunghezza esatta, anche perché gli archi non sono tutti uguali come lunghezza, c'è sempre una piccola differenza. E siccome le facciamo manualmente, in modo industriale, le vogliamo fare in modo il più possibile esatto. Abbiamo bisogno di sapere quanto deve essere lunga la corda. Allora abbiamo due possibilità. O abbiamo la nostra vecchia corda, quella consumata, e quindi cosa dobbiamo fare? Non facciamo altro che mettere i due perni in linea. Sappiamo che i perni sono ruotabili, quindi non dobbiamo fare altro che metterli in linea, inserire un loop da una parte, chiudiamo leggermente e andiamo a posizionarlo alla fine. La corda può avere qualche giro, non tanti, e andiamo a posizionarlo in fondo, in modo tale che sia tirato. Chiudiamo con la apposita linguetta e qua abbiamo la nostra corda. La possiamo levare e quindi poi ruotare e chiudere in modo tale da poter fare la corda. Adesso vedremo come fare. Se non abbiamo una corda vecchia, possiamo farla nuova misurando l'arco. Quindi se un arco è da 68 pollici dobbiamo togliere 3 pollici. Quindi se un arco è da 68 pollici la corda la facciamo da 65 pollici. E dovrebbe andare bene. Questa è più o meno la regola, però ovviamente se non abbiamo mai fatto corde normalmente la prima la sbaglieremo. E pazienza. Allora, una volta che abbiamo fatto le corde, che abbiamo fatto la nostra corda, non facciamo altro che segnarci l'esatta posizione della corda, facciamo un segno col pennarello in modo tale che se dobbiamo fare un'altra non dobbiamo fare di nuovo tutte queste misurazioni. Non facciamo altro che posizionare l'altra scorrevole nel punto che ci è più opportuno, dove abbiamo fatto il segno, chiudere e a questo punto abbiamo la corda. Quindi o mettiamo la corda vecchia in modo tale da capirne la lunghezza, quindi tutti e due allineati e che ne capiamo la lunghezza e la facciamo così e viene giusta, oppure la lunghezza dell'arco meno 3 pollici, oppure proviamo. E una volta che l'abbiamo fatta come ci aggrada, segniamo sulla macchinetta e così a quel punto non avremo più nessun tipo di problema. Cosa abbiamo bisogno in effetti per fare questa? Beh, abbiamo bisogno intanto del filato per fare la corda e un filato per fare il serving o i serving. Io suggerisco di, per quanto riguarda i filati di serving sulla corda, di utilizzare il Diamondback, che è un ottimo filato per serving, e per i loop di usare lo stesso filato della corda. E vedremo come. Abbiamo bisogno di due canne, come queste, in modo tale che possiamo fissare tranquillamente al banco di lavoro la nostra macchinetta per fare la corda
e a questo punto non si muove più niente e possiamo tranquillamente farlo. Sistemiamo a 90 gradi i pioli per costruire la corda. Ecco fatto. E cominciamo a fare la corda dalla parte dove ci sono i fermi per trattenere la corda. Ora vediamo che filati usare, vediamo proprio fisicamente.